Allo stadio Carpi di Cattolica si gioca il big match di giornata. I giallorossi sono posti alla capolista, Alfonsine. Il divario graduatorio è solo di 5 lunghezze. Il Cattolica vuole necessariamente vincere per dimezzare le distanze e il tempo perso. L'Alfonsine vuole allungare il passo sulle seguitrici e tenere a bada proprio i cattolichini, considerati tra le pretendenti alla vittoria finale. I giallorossi spiegano subito le loro intenzioni quando in avvio di gara Vario Mioli chiama l'attenzione di portiere Lusa. Tiro non irresistibile, ma è un segnale, poiché i padroni di casa si rendono nuovamente pericolosi con l'asse Sartori Boschetti, ma quest'ultimo calcia malamente. Gli sforzi del Cattolica vengono premiati qualche minuto più tardi da una ripartenza dalla propria area di rigore. Sartori azioni turbo, suona i clacson lasciando tutti gli avversari in fila fino ad arrivare fino in fondo, laddove Lusa viene bucato per il provvisorio 1-0. Fin qui potremmo dire assolutamente meritato per i padroni di casa, ben alto Cattolica rispetto a quello visto una settimana prima in quel di Riccione. Sulle ali dell'entusiasmo e per il numero che porta dietro le spalle, Sartori prova ad deliziare la platea con un pallonetto a distanza proibitiva, ma la palla è fuori dallo specchio della porta. Più concreto sul versante opposto l'Alfonsine, la capolista si sveglia e muove colpendo al primo vero affondo, dove Santucci sotto misura risponde presente, ristabilita la parità in campo. La reazione del Cattolica è immediata, Di Addario però trova sulla propria strada Lusa a negargli la gioia del gol, mentre l'Alfonsine, dopo aver rischiato nuovamente di crollare, arriva vicinissimo al bersaglio col sarto, trovando una deviazione provvidenziale sulla propria strada. Squadre a riposo sull'1-1. Nella ripresa il Cattolica mette nuovamente la quinta, Sartori è imprendibile, scodella un pallone evitante per Bianchi al debutto in maglia giallorossa che spara alto da buona posizione. L'Alfonsine si affida a Focaccia, ma la sfera di entrare non vuol proprio saperne. Dove Cattolica non punge con gli attaccanti ci pensa Lusa a dargli una mano, rischiando di combinarla grossa su questo calcio piazzato ad opera di Palazzi. La partita rimane sempre in mano a un Cattolica che meriterebbe i gol, dopo un'azione corale partita da Silla e Bartomioli a concludere sull'esterno della rete. Sartori a questo punto prende nuovamente in mano la squadra anche nei minuti finali, invitando Frottino alla battuta. Lusa dice prontamente no, e dove non ci arriva Lusa ci arriva forse in questo caso il direttore di gara a negare un penalty ai padroni di casa. Palazzi si vuole in area di rigore dopo essersi portato a spasso familiari, parenti, amici, ma Lusa sembrerebbe toccarlo. Non è così per il direttore di gara, si continua a giocare. Nel finale Protino trova ancora sulla propria strada Lusa a negargli la gioia dei gol, mentre Sartori sbatte contro il muro della retroguardia ospite prima che Fonte rimedi nell'extra time il cartellino rosso, lasciando i suoi in 10 uomini. Rosso diretto per lui, ma l'episodio non cambia l'evolversi del match. 1-1 il finale di una partita ricca di emozioni, molto bella, dove appunto il Cattolica avrebbe meritato qualcosa in più.